Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Purtroppo non sono stata molto attiva a fare diversi video in questo periodo perché sono stata occupata al lavoro e ora ricomincio un pochino in questi giorni a rifare i video. Oggi vi volevo portare i miei CD da quando ero piccolina fino adesso in questo ultimo periodo che sto crescendo. Volevo farvi vedere la collezione di Justin Bieber, dei miei CD di Justin Bieber, cominciando da Justin Bieber My World, il primo CD che aveva fatto Justin Bieber. È molto molto bello perché a me piace un sacco come cantante. So che molti di voi non gli piace, lo odiano, ma a me piace un sacco invece. Poi ho preso My World Collection di Justin Bieber. Questo CD era introvabile, infatti l'ho dovuto ordinare in un negozio che vende CD particolari perché altrimenti non si poteva trovare. Poi abbiamo Justin Bieber My World 2.0, che è bellissimo, questo è il più bello che ci sia. Poi abbiamo Justin Bieber Never Say Never, questo è molto bello, 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 bello. Mi piace un sacco anche questo. Poi abbiamo Justin Bieber Mistelot di Natale, anche questo molto molto bello. Se vi piace Justin Bieber, ovviamente ve li consiglio tutti questi CD. Poi abbiamo Justin Bieber Believe, questo è il mio, vi assicuro che è il mio CD in assoluto preferito di tutti i Justin Bieber che ho, di tutti i CD di Justin. Poi abbiamo Justin Bieber Believe versione acoustic, cantata e suonata solo con la chitarra. E classica ovviamente. Poi abbiamo l'ultimo CD che è del suo ultimo album che ha fatto, che è questo qui, è di Justin Bieber, l'ultimo che è uscito. Io sono riuscita a trovare questo in Italia, ma so che nelle varie parti del mondo è uscito anche con colori diversi della copertina. Ovviamente qui in Italia c'è solo questa copertina qui. Poi abbiamo la collezione dei CD dei One Direction. So che anche loro non è un gruppo molto ascoltato, ma a me piacciono. Questo è il loro primo CD, One Direction, che hanno fatto quello di Apple Night, molto bello anche questo. Poi One Direction Take Me Home, girato a Londra, questo è bellissimo, mi piace molto. Poi abbiamo One Direction Midnight Memories, molto molto bello anche questo. Poi abbiamo One Direction 4, qui ancora erano uniti. Questo è il CD che preferisco dei One Direction, di tutta la collezione che ho di One Direction. Poi abbiamo l'ultimo che ho preso, che qui purtroppo però non c'era più un One Direction, purtroppo Made the M Deluxe Edition. E niente, purtroppo qui non c'era più Zayn nel gruppo, però a me piacciono un sacco lo stesso e spero che ritorneranno insieme. Poi abbiamo i Benji e Fede, la coppietta di Modena, i due ragazzi di Modena, Benji e Fede. Questo è il loro primo CD che hanno fatto, mi piacciono molto. E anche questo Benji e Fede, l'altro CD, purtroppo ne ho solo due, non ho ancora preso il terzo di Benji e Fede, ma penso che lo prenderà perché ci sono un sacco di canzoni che mi piacciono molto. Poi abbiamo tre CD di Fedez, abbiamo questo, il primo CD, primo disco di Fedez. Fedez mi piace un sacco, la versione rap. Fedez Pop, questo ve lo ricorderete sicuro se guardate Fedez. E poi ho preso questo qui, Fedez Brainwash, la versione deluxe. Questa è molto bella, mi piace un sacco questo CD. E con un sacco di canzoni bellissime. Questo si apre così, ci sono tre CD dentro e qua abbiamo il posterino che si alza così in 3D con Fedez, che è troppo bello questo, mi piace un sacco. E poi ora passiamo ad altro. Non c'è più Fedez adesso. Adesso vi farò vedere il CD di Ariana Grande che ho comprato, l'unico che ho preso. Adesso so che è uscita l'ultima canzone di Ariana che ho già scaricato. Poi abbiamo due CD di Selena Gomez. Questo è il mio CD preferito di Selena Gomez che ho preso. Mi piacciono tutte le canzoni. Difficilmente in un CD mi piacciono tutte le canzoni, ma in questo CD mi piacciono proprio tutte. Poi abbiamo questo CD di Selena Gomez, l'ultimo che ho preso di Selena Gomez. Anche qui alcune mi piacciono, ma non mi piacciono tutte. Poi abbiamo un CD di Avril Lavigne, che anche qua mi piacciono tutte, sì, mi piacciono tutte. E non sono andata avanti a prendere altri CD di Avril Lavigne perché non mi interessa molto, ma questi sono abbastanza interessanti. Poi ho un CD di Emis Killa, molto bello come rapper anche lui, molto carino e molto simpatico.
Poi dopo abbiamo tre CD della serie, non so se avete visto la serie televisiva I Braccialetti Rossi, vi la consiglio se non l'avete vista. Io ho tutti e tre i CD, I Braccialetti Rossi 1, poi abbiamo I Braccialetti Rossi 2, questa qui, poi abbiamo I Braccialetti Rossi 3, eccola qui, un altro CD. Vi consiglio di andare a vedere la serie perché è molto 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 bella. Poi mi hanno regalato questo CD di Alessandro Casillo, è vero che è un vincitore, è un ragazzo di Io Canto, della trasmissione di Canale 5 di Gerry Scotti di anni fa. Non è un cantante che preferisco, infatti mi piace solo la canzone È vero, che è la sua, diciamo la sua hit che ha fatto, sì, perché non ho più visto altri suoi CD. Poi l'ultimo CD che ho comprato non poco tempo fa, poco meno di tempo fa, è questo qui di Sheeran, Divide, che mi piace moltissimo. Sheeran, ascolto tutte le sue canzoni e devo ancora comprare l'ultimo CD che ha fatto, ed è un altro obiettivo che comprerò, che è proprio questo qui, il CD di Sheeran. Niente ragazzi, per oggi è tutto, è un video un po' corto, non è molto lungo perché sto pensando a un sacco di cose da fare, da portarvi con altre, con musica e a inserire più clip video molto più movimentate, con diverse scene, diversi effetti. Sto lavorando a diversi progetti. Niente, per oggi è tutto, vi invito a seguirmi su Instagram, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'aveste fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!